E quando manca una settimana dall'entrata in vigore del certificato verde rafforzato, che come sapete contiene limitazioni per chi non è vaccinato, il ministro dell'Interno Lamorgese stringe sui controlli che saranno rafforzati e intensificati su tutto il territorio. Il nodo da sciogliere è quello relativo al trasporto pubblico. Intanto da oggi Friuli Venezia Giulia in giallo. È il momento della responsabilità. Così il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, commenta la stretta sui controlli legati al Green Pass rafforzato che partirà dal 6 dicembre. E a una settimana dall'introduzione della misura, la titolare del Viminale si confronterà oggi con i 20 prefetti dei capoluoghi di regione e i vertici delle forze dell'ordine. In particolare si discuterà dei controlli sui mezzi pubblici, visto che il certificato, anche il base, a seguito di tampone negativo, sarà necessario per accedere al servizio. Ma i numeri del trasporto locale sono imponenti. Solo a Roma si contano ogni giorno circa 500.000 passeggeri. Perciò è stata accantonata l'ipotesi di installare in ogni stazione dei tornelli per la lettura dei pass. Sarebbe una soluzione con costi e tempi troppo elevati. Quindi si è scelto di effettuare verifiche a campione su bus e metropolitane e nelle principali stazioni ferroviarie. Per ora sembrerebbe escluso il ricorso ai militari, sebbene le forze dell'ordine lamentino di avere troppi pochi agenti. Ma in vista del Natale il premier Mario Draghi è stato chiaro, le forze dell'ordine saranno mobilitate in modo totale. Un potenziamento del monitoraggio ci sarà anche ai valichi di frontiera e negli aeroporti, specie per evitare la diffusione di Omicron. Sotto osservazione anche le zone della movida e quelle a rischio assembramenti. E per quanto riguarda servizi di ristorazione, centri sportivi e attività ricreative come cinema e teatri, Lamorgese auspica la collaborazione dei gestori. Le prefetture valuteranno il piano e le risorse umane a disposizione, spiega il sottosegretario alla salute Andrea Costa. Siamo in una fase in cui ognuno di noi deve fare rispettare le regole.